Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere la demo di Pokémon Sole e Luna, versione speciale. La demo è uscita il 18 ottobre, io l'ho scaricata e ve la farò vedere qui sul canale, in modo da portarvi poi la serie del gioco completo, sempre se voi volete, me lo fate sapere nei commenti con un mi piace o commentate qualsiasi cosa volete dirmi. Iniziamo. Ecco qui. In che lingua vuoi giocare? Italiano, ovviamente, a meno che non siamo stranieri. Inizia il gioco. Oh, ecco l'isola di Alola. Ecco casuccia nostra. Penso ci siamo appena trasferiti. Sì, stiamo uscendo da casa. Controlliamo la posta. Oh, c'è una lettera. Da parte di Caro San, se stai leggendo questa lettera vuol dire che sei già arrivato da Lola. Spero che il trasloco non sia stato troppo stancante. Come va con il Greninja che ho lasciato per te? Quel Pokémon ama il caldo e scommetto che non vede l'ora di scatenarsi in lotte infuocate nel tepore della regione di Alola. Quindi il Greninja dov'è? Il mittente non è scritto da nessuna parte e la lettera non è firmata. Ah, deve essere un tipo distratto, molto. Oh, ecco qua il Greninja. Dovrebbe. Ecco mammina. San, dobbiamo andare in comune, bisogna registrare il cambio di residenza. Bene, questa è Awoli, zona commerciale. Corsola, Machamp. Se questa è la zona commerciale, ci dovrebbe essere anche qualche altra zona. Entriamo in comune. San, sapevi che Alola non è solo il nome della regione, ma anche il saluto che ci si scambia? Da queste parti? Alola, siamo venuti a registrare il cambio di residenza. Alola. Dunque vi siete trasferiti da Kanto. Sbrigherò le pratiche necessarie. Nel frattempo accomodatevi pure in sala d'attesa. Vi chiamerò quando sarà pronto. D'accordo, grazie. Temo che ci sarà da aspettare un po'. Quindi praticamente noi veniamo da Kanto. Chissà perché. Forse sarà per il collegamento delle nuove forme Alola dei Pokémon di vecchia generazione. Ad Alola fa un gran caldo, ci vorrebbe proprio una bella mossa. Benvenuto ad Alola. È un posto affascinante e pieno di sorprese. Un giovanotto come te qui si troverà benissimo. Grazie. Non si può entrare, non si può entrare. Oh, un Machamp. Un altro Machamp. Machamp! Non dice nient'altro, ok. A quanto pare non c'è niente di interessante qui. Questo che ci dice? Alola è piena di meraviglie. Esci a dare un'occhiata qua fuori, vedrai che resterai a bocca aperta. Il Poképassaggio è il nostro vanto, ma bisogna mantenere le strade in perfette condizioni per garantirne l'uso. C'è sempre da aspettare. Ecco qua, chi sei tu? Oh, lui dovrebbe essere. Au! Ehi, ciao, tu sei San, vero? Sì, piacere di conoscerti. Io sono Au, piacere. Meno male che il nonno mi ha mandato in comune per sbrigare le sue noiose commissioni. Così sono riuscito a incontrarti. Vedo che ti stai già facendo degli amici. Io sono Au, lei è la mamma di San, vero? Piacere. Piacere mio, e come dicono qui, Alola.
Perché non vado in giro in città mentre io aspetto che le pratiche siano pronte? È un'idea grandiosa. Dai, San, andiamo, ti faccio vedere la città. Buon divertimento con il tuo nuovo amico. Grazie, mamma. Ciao, ciao. Andiamo a vedere. Guarda, una faccia nuova. Ciao, bello. Tu non sei di Alola, vero, fratello? Oh, ecco il Team Skull. Oh, Skull. Vieni da lontano, sì, basta uno sguardo. Fa vedere i tuoi Pokémon. Dai, mica mordo. Oh no, il Team Skull. Questi mascalzoni vanno in giro a rubare i Pokémon degli allenatori. Ma come ti permetti? Non siamo dei ladri, siamo solo un gruppo di burloni con la passione per i Pokémon degli altri. Se basta così poco per farvi agitare, con questo caldo finirete per sudare. Su, rilassatevi e dateci i vostri Pokémon. Non li avrete mai, questi Pokémon, sono i nostri amici. Beh, se è questo che volete, allora ve lo chiederemo meno gentilmente. San, anche tu hai dei Pokémon, vero? Allora preparati a lottare. Ecco, il nostro primo incontro ad Alola. Vediamo un po'. Sarà un incontro doppio. Non credo. Recupera Team Skull. Ah, un solo Pokémon. Yungus. L'abbiamo già visto. Greninja, eccolo qui. Bello 36. Yungus è 25. Poi questo Yungus, grazie agli aggiornamenti di Cydonia, già conoscevamo. Andando, facciamo Acqualame e Vagapau. È già finita? Abbiamo preso già qualche soldo. Ma roba da matti, come fa a essere così forte questo qui? E va bene, avete vinto solo stavolta, ma noi non accettiamo la sconfitta. La capa. Ah sì, è vero, la capa è femmina del Team Skull. Hai visto? Con i Pokémon al proprio fianco non c'è nulla da temere. San, il tuo Pokémon è un Greninja, vero? È troppo bello. Lo so. Vieni, andiamo a far rimettere in sesto le nostre squadre. Così ti faccio vedere dove è il centro Pokémon. Aspettami! Benvenuto a Owoli. Vediamo che cosa c'è qui intorno. Un pupetto. Fuori una vita dentro una malasade. Sono la felicità fatta frittella. Che cosa sono? Si può entrare nel cancello? Mi salto al centro Pokémon? No. Forse dopo possiamo entrarci. Parliamo con tutti. Un barco di Mele Mele. Ah giusto, questa è l'isola di Mele Mele. Abbiamo un altro Corsola. Non è un amore il mio Corsola? E vedessi com'è bello quando agita i suoi rami di corallo. Ehi, Sam! Questo è il centro Pokémon. Si vede. Vediamo chi c'è qui sopra. Se vuoi andare alla collina dei 10 carati, devi chiedere a quel signore più avanti. Ehi là. Ok, là ci andiamo dopo. Intanto andiamo al centro Pokémon e vediamo che cosa succede. Se parli con la signorina al banco rimetterà in sesto il tuo Pokémon. Ma se non ci sono centri Pokémon vicini puoi usare una pozione per farlo tornare in forma. Anzi, sai che c'è? Ti do una super pozione. Grazie. Fammi pensare, dove possiamo andare adesso? Se non lo sai tu.
Vediamo cosa si dice in giro. Non si deve andare, ok. Dove possiamo andare? Ancora. Secondo la refettiria mentre il proprietario è via. Fra un mesetto. Beh, praticamente quando uscirà il gioco ufficiale. Il gioco completo. Qui abbiamo un Slowpoke. Pokémon Market anche chiuso, perfetto. Curiamo la nostra squadra. Vediamo almeno l'animazione com'è. Carina. Andiamo a farci un giro fuori, va. Oh, ehi, la ciao, professor Kului. Ti presento San. Era un po' lontano. Ti presenti? Io sono Kukui. Piacere di conoscerti. Certo, come no. Che entusiasmo. E non esageriamo. Oh, sta parlando delle prove, quindi è la conferma che in teoria non ci dovrebbero essere palestre, ma ci sono queste prove. Ok. Quindi adesso andiamo alla collina 10 carati. Sì, ce la faremo, sì, sì. Ok. Vediamo che cosa c'è qui in giro, piuttosto che... Ah, questa è l'attesa. Ok, eccoci qua. Mi si stava scaricando il Nintendo, quindi sono andato a prendere il cavo del caricabatterie. Intanto volevo vedere se avevamo delle Pokéball, ma non abbiamo assolutamente niente. Vediamo intanto l'animazione. Ce ne saranno delle altre animazioni quando siamo fermi in attesa. Sempre la stessa. Ok, allora andiamo. Belle musiche comunque. E tu? Datti da fare, Sam. Quando avrai finito riprenderemo il nostro giro turistico. La signora, la signora. Ciao, come va? E non mi rispondi. Non è per farmi gli affari tuoi, ma... Non è che per caso vorresti andare alla collina a 10 carati? Certo. Eccoci qua, collina 10 carati. No, no. Non ancora. Perfetto. Guardiamoci un po' in giro. C'è un masso. Durissimo, forse un Pokémon può frantumarlo. E qua non c'è niente. Andiamo dal prof. I Pokémon selvatici si nascondono nell'erba alta. L'avevamo capito.
Lo sappiamo da 7 generazioni questo. Ok. Ehi, già. Appena toccata l'erba, subito un Pokémon. Vediamo un po' chi è. Oh, un Pikipek. Vai, Greninja. Andiamo con Aeroassalto. Intanto è interessante che nelle mosse ci dice per ogni mossa se è efficace, super efficace, non è molto efficace, oppure se è il danno normale. Questa è la novità, è una delle novità. Sono un po' con tipo drago. Interessante. E non c'è niente. Altre rocce. Ci guardiamo un po' attorno. Si può andare nell'acqua? E chi ha un bullo? Tutto chiuso, ok. Andiamo dal bulletto. Sicuramente vorrà combattere. Eh sì. Ce l'hai un Pokémon, vero? Allora lottiamo. Parte la sfida di Dario Marmocchio. Oh, un marmocchio. Rockruff, anche questo l'abbiamo visto nelle anteprime, è stato spoilerato dalla Nintendo, e abbiamo visto anche con Cydonia, che ha due evoluzioni diverse in base al gioco, se scegliamo Sole o Luna. Proviamo con Notte Sferza. Facile, facile. Dacci i soldi, dacci i soldi. Yes. Belle le animazioni che si abbassa anche quando parla con le persone più basse. Per il luogo della prova. No. Siamo tornati indietro. Ritorniamo lì. Ok. Quindi questa dovrebbe essere la grotta dove si svolgerà la prova. Bene, per adesso ci fermiamo qui. Questo primo episodio finisce qui e fatemi sapere se vi piace con dei like, dei commenti, se volete che vi porto la serie completa del gioco Pokémon Sole che ho già prenotato. E tutto qua, ci vediamo al prossimo episodio. Da Playmario è tutto e al prossimo video.